La prima volta che apri il nuovo Outlook, potresti visualizzare la seguente finestra di dialogo. Se stai già utilizzando uno o più account email con il client, nella scheda Visualizza seleziona Impostazioni di visualizzazione. Viene mostrata la seguente finestra. Clicca su Account, aggiungi account. Da qui seleziona un account suggerito dal menu a discesa o immetti l'indirizzo completo della casella che vuoi configurare. Continua e attendi qualche istante. Se hai attivato la verifica in due passaggi, non puoi usare la password associata alla casella PEC, ma per motivi di sicurezza devi generarne una dedicata per l'utilizzo esclusivo della casella e dell'archivio PEC su un programma di posta. Per generare la password per il programma di posta, consulta la guida alla pagina generapassword.pec.it. Una volta generata, la puoi digitare nel campo indicato. Clicca sopra l'icona dell'occhio per visualizzarla in chiaro. Abilita l'opzione Mostra altro e l'opzione Usa impostazioni consigliate. Nel campo Server in ingresso IMAP, digita l'indirizzo imaps.pec.aruba.it. Accertati che il numero di porta sia la 993. Dal menu a discesa seleziona la voce SSL/TLS. Nel campo Nome utente SMTP, digita nuovamente l'indirizzo completo della casella che vuoi configurare. Adesso ripeti la password. Nel campo Server posta in uscita SMTP, digita l'indirizzo smtps.pec.aruba.it e accertati che il numero di porta sia la 465. Dal menu a discesa seleziona la voce SSL/TLS. Continua e attendi qualche istante. Scegli le impostazioni dei dati di diagnostica. Ben fatto! L'account è stato aggiunto correttamente. Prima di considerare terminata la configurazione del client di posta, esegui un test di controllo inviando un messaggio dalla tua casella PEC al tuo stesso indirizzo PEC, al fine di verificare l'invio e la ricezione dei messaggi. Per eseguire la verifica, accedi alla webmail PEC. Autenticati con il nome della casella PEC e la relativa password. Assicurati che il messaggio inviato tramite il client di posta sia visibile nella cartella posta inviata della webmail, in modo da confermare l'avvenuta sincronizzazione della cartella stessa.